Vi seduco, lo sentite? Sentite nell'aria la fragranza di cambiamento. Sta per accadere qualcosa qui su questo canale. Me lo sento, non lo so, ma me lo sento. La settimana prossima dropperò qualche video diverso, radicalmente diverso. Non so ancora come uscirà, so forse di cosa parlerò, so forse che taglio gli darò, so che sarà diverso, non so dove andrò a parare. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. Vedremo. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta, lavoro da 14 anni nel mio studio analitico e da 3 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su Instagram, su YouTube, perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo di seduzione, in particolare di 7 segreti riflessioni sulla seduzione. C'è un bellissimo libro, un po' tecnico ma bellissimo, di Aldo Carotenuto, che si chiama Riti e miti della seduzione. Non è il solito libro che vi dice oh, 7 tecniche come sedurre, queste cose qua. No, è un libro profondo sulla seduzione. Se volete sapere che cos'è in particolare la seduzione, ve lo consiglio. E in questo libro Carotenuto ci dice che siamo in costante esposizione della seduzione. La seduzione è una dinamica che fa parte della vita dell'essere umano in modo radicale, dalla nascita alla morte. Siamo sedotti dalla vita stessa, che ci obbliga a essere coinvolti dentro di essa. D'altronde, che cos'è la seduzione? Sedurre è portare altrove. E la vita è quel qualcosa che ci strappa alla morte metaforica, no? Noi prima di nascere siamo stati morti e continueremo a essere morti, e la vita è questo strapparci, questo portarci altrove, e siamo sedotti a essere coinvolti all'interno della vita. E oggi in particolare voglio parlare della seduzione nella relazione, nelle relazioni che per definizione sono quell'elemento che ci porta altrove, ci fa scoprire parti di noi nuove, inaspettate, belle, brutte, cattive, buone. Essere sedotti o sedurre significa deviare qualcuno dal proprio percorso, portarlo a sé, tenerlo vicino a sé. Scopriamo quindi 7 segreti della seduzione. Essere se stessi, questo è un segreto che in realtà sappiamo tutti, quindi in realtà non è un segreto. Bisogna sedurre attraverso la propria identità, attraverso chi si è veramente. Chi si sa di essere veramente in quel momento della vita, perché se noi seduciamo con delle maschere, la seduzione diventa manipolazione, ci ricorda Carotenuto, e quindi diventa una seduzione distruttiva e non più costruttiva. La seduzione è costruttiva quando costruisci un noi, io ti porto a me o io vengo da te, ci incontriamo e costruiamo un noi. La seduzione è distruttiva quando io ti porto da me ma ho finto e quindi vicino tu è un'altra persona che non conosci. Non usare mai una maschera per sedurre. Ti distruggerai e distruggerai l'altro. C'è molto frequente l'utilizzo della maschera per sedurre. Istinti comuni. Una delle basi della seduzione è giocare nei propri istinti, ovvero noi ci relazioniamo in un certo modo con i nostri istinti, il mangiare, il fare sesso. Possiamo essere sanguigni, possiamo essere pensiero, possiamo essere sensazione o immaginazione all'interno di questi istinti. Se riusciamo a trovare una persona con cui avere in comune il vivere questo istinto, riusciamo a sedurre. Ti voglio, ma non ti invado. Un altro segreto della seduzione è il volere l'altro, il desiderare l'altro, ma il non invaderlo, perché altrimenti quell'invasione diventa possessione, quindi diventa un volere distruttivo. Immaginare insieme. Un altro segreto della seduzione è l'immaginazione, ovvero la seduzione riesce quando riusciamo a immaginare insieme, quando il nostro incontro produce fantasie o quando inserisco delle fantasie del presente o del futuro nel nostro incontro, quando questo incontro stimola la mia fantasia, non fa diventare secca la mia immaginazione, ma la coltiva, la innaffia, la fa fiorire. Sai quando si dice oh, sto pensando a te, penso a te, in realtà lo stai immaginando l'altro, quella è immaginazione. Noi confondiamo spesso il pensiero con l'immaginazione. Se l'incontro con l'altro mi fa immaginare, significa che sono sedotto dall'altro, che sto seducendo l'altro. Se stimolo l'immaginazione dell'altro, lo sto seducendo. Ci stiamo seducendo, perché la seduzione poi si fa sempre in due. La manipolazione si fa in uno, la seduzione si fa in due.
Nella manipolazione non c'è corrispondenza, nella seduzione c'è corrispondenza. Il gioco del desiderio, un altro gioco potentissimo all'interno della seduzione, è quello del desiderio, ovvero io mi mostro, non ti invado, ci sono, ma rimando. Quando c'è questo gioco di incontro, rimando del desiderio, avvicinamento e allontanamento del desiderio, la seduzione diventa un'arma potentissima. Ad esempio, quando cuciniamo, l'odore del cucinato è seduzione, perché arriva l'odore, ma io non ancora posso possedere l'oggetto che desidero. Il desiderio aumenta e io vengo sedotto da quello che sto per mangiare. Allo stesso modo accade nelle relazioni, cominciamo a parlare, tutto comincia da un gioco di sguardi, comincio a immaginarti e quell'immaginazione produce desiderio. Il desiderio produce immaginazione che monta sempre di più fino a che non ci avremo l'uno per l'altra. Seduce ciò che ci mette in disordine. Ciò che ci fa smarrire, se l'incontro con l'altro ci disordina, ci fa smarrire, decostruisce le nostre convinzioni, c'è seduzione. Proprio perché sedurre significa portare altrove. Quando incontriamo qualcuno che ci fa rimanere nella nostra comfort zone, iniziamo una relazione così all'insegna della comfort zone, quella è sicurezza. È un po' essere soggiogati alla regola dell'inconsapevolezza che ho descritto qui nel libro, una delle regole inconsce con cui cerchiamo il partner, con cui troviamo il partner. Ma la vera relazione inizia quando c'è smarrimento e disordine. L'incontro con l'altro mi fa smarrire, mi fa perdere. L'incontro con l'altro mi mette in disordine. In quel disordine c'è seduzione, in quel disordine c'è l'opportunità, il sentore che quell'incontro mi sta conducendo altrove, mi sta aprendo possibilità. Perché ogni seduzione nasce da una sorta di insoddisfazione del momento. Se io sono insoddisfatto della mia vita, della mia psiche, se ho bisogno di altro, se ho bisogno di aperture, sono pronto a essere sedotto. E c'è sempre una parte di noi che è insoddisfatta e pronta a essere sedotta da qualcosa, da un prodotto della pubblicità, da un incontro, da un libro, da una nuova conoscenza. Più siamo insoddisfatti, più siamo seducibili. Lo sguardo, come ho accennato prima, è la porta di accesso alla seduzione. E nello sguardo c'è tutto. Lo sguardo è uno strumento potentissimo, perché è uno strumento che cerca e ha la ricerca. Noi attraverso lo sguardo cerchiamo e valutiamo inconsciamente l'altro. Ci mostriamo la nostra interiorità. Ed è tutto un processo inconscio. E in quel gioco di incrocio di sguardi nasce lì la seduzione. È il momento in cui ci si dice inconsciamente: sono pronto e non sono pronto, ti voglio e non ti voglio. Perché la seduzione è qualcosa che si fa in due. Si può sedurre l'altro soltanto se è seducibile, si può sedurre l'altro soltanto se c'è un match, un incontro idoneo, altrimenti è manipolazione. Come riconoscere se seduzione o manipolazione? È semplice. La magia della seduzione dura nel tempo. L'incontro manipolativo svanisce quasi subito. Tempo una settimana, un mese, due mesi. Si capisce che non c'è l'incontro. Nella seduzione c'è corrispondenza. Nella manipolazione non c'è corrispondenza. Nella seduzione c'è un aprire nuove porte di se stessi. Nella manipolazione non c'è uno scoprire nuove parti di sé. Queste sono le tre differenze sostanziali tra seduzione e manipolazione. Se ti è piaciuto il video, se sei una persona seducibile, metti un like, iscriviti al canale, condividi il video con chi vuoi sedurre e digli: guarda che il nostro incontro è magia. Metti un... aspetta, queste cose già l'ho detto. Condividi il video, iscriviti... qua mi perdo sempre. Accendi il campanellino nella notifica per non perdere i prossimi video, i prossimi format. Il prossimo format. Ciao! Johnny, è quasi magia. Non ho azzeccato una nota, però voi vi ricorderete sicuramente di questo cartone che non vedevo, ma di cui mi ricordo la sigla perché probabilmente stava prima o dopo un cartone che vedevo.